Oggi, bambini, vi leggerò un libro che amate moltissimo, I colori delle emozioni. Questo è il mostro dei colori. Oggi si è svegliato di umore strano, è confuso, stralunato. Non riesce a capire che cosa gli succede. Hai combinato un altro guaio? Non imparerai mai. Hai fatto un pasticcio con le tue emozioni, così tutte mescolate. Non funzionano. Bisognerebbe separarle e sistemarle, ciascuna nel suo barattolo. Se vuoi, ti aiuto a metterle in ordine. L'allegria è contagiosa, splende come il sole, brilla come le stelle. Quando sei allegro, ridi, salti, balli, giochi e vuoi condividere la tua gioia con gli altri. La tristezza è sempre rimpianto di qualcosa, è lieve come il mare, dolce come giorni di pioggia. Quando sei triste, vuoi stare da solo e non desideri fare niente. La rabbia si infiamma di rosso vivo ed è feroce come il fuoco che divampa. E non si riesce a spegnere. Quando sei arrabbiato, senti che è stata commessa un'ingiustizia e vuoi scaricare la rabbia sugli altri. Quando la paura è vigliacca, si nasconde e fugge come un ladro nell'oscurità. Quando hai paura, diventi piccolo. È insignificante e credi che non riuscirai a fare quello che ti chiedono. La calma è tranquilla come gli alberi, leggera come una foglia al vento. Quando sei calmo, il tuo respiro è lento e profondo. Ti senti in pace. Queste sono le tue emozioni, ognuna ha un colore diverso. E se sono in ordine, funzionano meglio. Vedi, ora sono tutte al loro posto. Giallo, l'allegria. Blu, la tristezza. Rosso, la rabbia. Nero, la paura. Verde, la calma. E adesso, bimbi, una sorpresa. Vi farò vedere lo stesso libro, ma in versione pop-up. Bello, vero? Un bacio, bimbi. A domani.